Eccoci nuovamente lungo le sponde del lago del Recentino per questa che è la prima puntata del nostro Noi Siamo Solo Pescatori Tour 2024. Una puntata particolare con un ospite di eccezione. Sono sempre in compagnia di Alessandro Pagliarici. Ciao ragazzi. Ciao Ale. E poi con noi ci sarà il team manager e social media manager di Deeper, Andrews. Ciao Andrews. Ciao. How are you? All good, all good. Good, good luck for the session. Thank you. Ok. Grazie mille. Siamo in compagnia di Andrews perché abbiamo deciso di realizzare una sessione particolare in cui la tecnologia, diciamo, sarà di supporto e di aiuto in questa sessione. E ora non ci resta che andare a posizionare le canne e a montare il campo. E ragazzi, bocca al lupo a tutti. Vai Ale, vai Andrews. Sarà una sessione diversa questa qui a Recentino per questa prima puntata del Tour 2024. Una sessione caratterizzata dall'aiuto della tecnologia. Sì. Tecnologia adattata alla pesca e quindi al car fishing. Grazie all'aiuto del drone, infatti, nei giorni precedenti Alessandro è riuscito a individuare... Sono riuscito ad individuare molti branchi di carpe su basse profondità in quest'area di lago, che è un'area in cui gli anni precedenti non avevamo mai pescato. Quest'anno è stato un inverno particolare, il clima è stato un inverno caldo e quindi le carpe già sono, diciamo, su profondità molto molto basse. Sì. Possiamo dire che si stanno già spostando verso quest'area con più continuità rispetto agli anni passati. Conosciamo quella che è la sospettosità delle carpe qui nel Recentino e per evitare proprio di infastidirle e quindi di lasciarle tranquille non andremo a posizionare le esche utilizzando la classica barca che abbiamo utilizzato fino agli anni passati, anche perché comunque qua non c'è una strategia di pasturazione preventiva. Utilizzeremo quindi un bait bot, un barchino. Siamo convinti che con il barchino riusciamo a spostarci in modo più rapido e meno invasivo in tutto l'ambiente e quindi cercando di evitare di infastidire e di insospettire le carpe andremo a posizionare i nostri terminali proprio in mezzo a questi branchi di carpe e speriamo di riuscire a fare qualche cattura anche con poche ore di pesca, perché non sarà una sessione lunga e non è stata una sessione preparata preventivamente. Avendo a disposizione poche ore questa sessione, a differenza delle altre che abbiamo fatto a Narni, abbiamo deciso di innescare bigattini e lombrichi, esche semplici, facilmente accettate dalle carpe e soprattutto accettate in tempi brevi. Vediamo come evolve questa pescata. Ecco qua l'innesco terminato. Ho utilizzato un'accortezza, tra i bigattini ho messo un piccolo pezzettino di spugna galleggiante in maniera tale che il mio innesco non vada a depositarsi sotto il limo del fondale, ma diciamo sto cercando di farlo rimanere sempre un pochino bilanciato, in quanto questa zona di lago, a differenza delle altre pescate le scorse volte, è totalmente ricoperta da fango. E utilizzare inneschi completamente affondanti spesso significa nasconderli totalmente sotto il limo.
oltre ai bigattini, le larve di mosca carniaria, abbiamo anche innescato un lombrico, sempre con un piccolo gumball per mantenerlo sopra la linea del fondale, quindi ben visibile alle carpe. Quindi faremo due canne a boilers e due canne, una con bigattino e una con lombrichi di terra. Una strategia veloce, una strategia variabile, una strategia che speriamo ci permetta di catturare in poche ore qualche carpa. Questa sessione qui sul Recentino è una sessione con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo svolto gli anni passati. Una sessione caratterizzata da poche ore di pesca e da una strategia più di ricerca, meno invasiva rispetto alle altre, quindi non c'è una pasturazione preventiva. Sappiamo che i pesci sono qua, li abbiamo visti, come abbiamo detto prima, abbiamo trasbordato fino a quest'area di lago e poi qui da riva, cercando di fare il minor rumore possibile, perché comunque peschiamo una distanza di circa 100-150 metri, che è la distanza poi dove sono i pesci. Andremo quindi qui a calare con il barchino verso l'area dove si muovono le carpe. Abbiamo visto che i pesci stanno in un certo senso setacciando quello che è il fondale, alla ricerca probabilmente di verde vas. In queste condizioni diventa difficile cercare di spingere le carpe a cibarsi delle nostre esche, perché stanno mentalmente setacciando il fondale alla ricerca di altro alimento, un alimento che comunque in questo lago è presente da anni e da cui si cibano da anni, e quindi è la loro probabilmente dieta principale qui a Recentino. Utilizzeremo quindi, per quanto riguarda la pasturazione e anche per quanto riguarda le esche, delle strategie differenti. Andremo sì a calare in mezzo alle carpe che stanno setacciando il fondale, ma cercheremo di spingerle verso i nostri inneschi attraverso una pasturazione che sarà principalmente basata sull'utilizzo dei classici bigattini. Il bigattino è un'esca che può essere facilmente adattata al carp fishing, è un'esca che comunque spinge tutte le carpe a cibarsene e in ogni condizione. Ma oltre al bigattino proveremo anche una strategia di pasturazione con boilers comunque altamente attrattive nel breve periodo, proprio per cercare di ridurre i tempi di attesa e per cercare di far lavorare lo spot in simbiosi fra boilers e bigattini nello stesso modo e creare un'unica zona, un unico spot attrattivo intorno a tutta l'area in cui stiamo pescando.
abbiamo scelto di posizionarci in questa parte di lago che ha delle caratteristiche totalmente differenti dalle caratteristiche che avevano gli altri spot durante i precedenti video. Qui siamo nella parte col fondale più basso del lago, a monte della diga dove entrava il vecchio immissario del fiume Aia. La caratteristica principale di questo posto è la bassa profondità del fondale, bassa profondità che diventa spesso una grande difficoltà durante l'azione di pesca, perché peschiamo in delle condizioni in cui quando la diga è chiusa e quindi il livello del lago è alto siamo intorno al 1,20-1,30 m di profondità, ma quando la diga apre scendiamo intorno ai 60-70 cm. Dovremmo quindi prestare anche attenzione a dove andiamo a posizionare i nostri terminali per mantenerli in pesca in una condizione, chiamiamola, di garanzia anche nel caso in cui la diga dovesse aprire e quindi far defluire e scendere il livello del lago. Qui il perimetro del lago è caratterizzato dalla presenza di canneto, dove però naturalmente non andremo a posizionare le esche proprio per evitare di dover andare a ricalare le esche nel caso in cui la diga dovesse aprire e quindi l'acqua dovesse scendere, quindi ci concentreremo e pescheremo nella zona davanti a noi. L'influenza della corrente è molto minore rispetto alle altre aree del lago, qui riusciamo facilmente ad utilizzare il barchino e a non utilizzare gli affondafilo. Piombi però sempre pesanti, sempre intorno ai 2 etti di peso, per garantire sì una forte allamata sulle labbra del pesce, ma anche una tensione costante alle lenze e contrastare quel minimo di corrente che comunque è presente anche in questa zona. Non influisce come nelle altre aree, ma comunque sono precauzioni che prendiamo. Diciamo che con questo video chiudiamo qui i giochi qui sul lago del Recentino. Sì. Si chiude un cerchio. Abbiamo affrontato in passato il lago con una pasturazione importante preventiva di 6-7 mesi. L'abbiamo affrontato con una ricerca dello spot delle carpe e poi una pasturazione preventiva, ma più rapida, più veloce. Più concentrata, ma più breve. Più concentrata, sì, sicuramente più breve, che comunque abbiamo ottenuto sì, ottimi risultati. E ora ci proveremo in quest'altro modo. Questa è una sessione veloce, caratterizzata, come vi ho detto, da alcune peculiarità, tra le quali l'utilizzo e l'ausilio della tecnologia, adattata, tra virgolette, al carp fishing, ma è comunque un metodo importante, perché grazie all'ausilio del barchino telecomandato noi non disturbiamo i pesci, no, in questo modo i pesci se ne stanno tranquilli a mangiare nella loro area e noi riusciamo appunto a posizionare gli inneschi e la pastura senza dare alcun disturbo. Ecco, l'unica accortezza da utilizzare in questa sessione è quella della scelta dell'esca e della pasturazione, quindi abbiamo un po' sacrificato quella che è il nostro classico stile di pesca, abbiamo rinunciato alle tiger, abbiamo rinunciato al mais, fioccato, canapa, boilies, solo in modo parziale, per concentrarsi su elementi che più sono più naturali, a fronte appunto di bigattini, pellet, esche più rapide e più facilmente accettate dalle carpe in tempi minori. Sì, diciamo che sono quegli elementi che le carpe trovano in natura a cui difficilmente possono dire no. Esatto. Quindi questa è stata la nostra strategia. Una strategia che comunque, come abbiamo detto, conclude quello che è stato un ciclo, Esatto. Una trilogia. Esatto. Con questo video si conclude
ufficialmente la trilogia per ora sul lago del Recentino. Abbiamo ottenuto quelli che erano i risultati sperati, sì, possiamo dirlo. Sì. La gente è tornata a pesca qui. Beh, in questi 3 anni io, abitando in zona, appunto, passo tutti i giorni e mi sono accorto che siete tornati in molti, ci sono stati molti carpisti, qualcuno si è fermato una notte, qualcuno si è fermato 3 notti, qualcuno si è fatto anche una settimana. La cosa, sinceramente, posso dirlo, mi ha fatto piacere. Abbiamo pensato molto all'inizio se condividere questo posto appunto con il pubblico, perché è un posto particolare, è un posto che ha una storia particolare che molti di voi sanno e molti di voi sicuramente andranno a leggere, a cercare poi. E devo dire che questa condivisione del posto in questi video ha fatto bene al posto. Il posto è rimasto controllato per molte notti, non abbiamo più avuto atti di bracconaggio, le carpe ci sono. E stanno crescendo bene e ci sono, alcune sono diventate esemplari di tutto rispetto, sì. E come avete ben visto chi c'è stato, non è un lago che regala niente, non è un lago che permette la cattura di carpe in maniera semplice, è un lago che i risultati li fa sudare in maniera pesante e talvolta fa arrabbiare molto, ma sicuramente una carpa catturata piccola o grande in un ambiente simile, un lago come Narni, regala una soddisfazione indimenticabile, ve lo posso garantire. Sì, questo è fare un pesce qui oggi è un valore di indiscussa importanza. È un ambiente difficile, chi c'è stato lo sa, in tanti sono venuti, siete venuti convinti di affrontare un lago che era più facile di come lo raccontavamo, diciamoci la verità. Sì, sì. Quando in realtà poi il lago era anche più difficile, perché ci sono delle condizioni particolari che sono, a mio avviso, uniche. Penso quasi in tutta Europa. Cioè, un lago simile in tutta Europa è difficile da trovare. Un lago del genere, con così tante difficoltà da affrontare, durante l'azione di pesca è difficile da trovare, sì, in tutta Europa probabilmente. E per questo fare un pesce qui vuol dire fare un pesce di valore. Perché piccolo o grande che sia, è un pesce importante, sudato, un pesce in cui chi l'ha fatto ha ragionato su qual è il metodo per catturarlo, ma anche tutto quello che è intorno a questo metodo. Perché qui, come avete visto, oscillazione dell'acqua, corrente, alghe, fango, tutti... Pesce di disturbo. Però fare un pesce qui è un qualcosa di diverso dal farlo in altri ambienti. Qui non conta il peso, qui conta farlo, ed è questa l'importanza oggi qui del lago del Recentino. Comunque siete venuti, avete pescato, a qualcuno c'è da tirare le orecchie, perché comunque qualcuno non si è comportato benissimo, comunque ripeto, parliamo sempre di 4 mosche bianche all'interno di un gruppo di centinaia di carpisti venuti negli ultimi anni qui grazie a noi. Possiamo dire che il risultato l'abbiamo raggiunto, sì. Bracconaggio non c'è più, non si vedono più individui sospetti viaggiare per il lago è controllato e siamo felici di avervi riportato qui e di avervi fatto scoprire questo lago per chi non lo conosceva, di averlo rinfrescato per chi c'era già stato e quindi con questo video probabilmente per un periodo perlomeno chiuderemo le aperture qui. Ecco, noi le cose semplici proprio non ci piacciono. Situazione, come vedete, è quella che è. Siamo ormai da diverse ore in mezzo al fango, ma questa è la pesca vera. Questa è la pesca che ti dà soddisfazione quando senti suonare una canna. È la pesca che ti rende felice, perché c'è fatica dietro, ma c'è anche divertimento. E quindi pescare in questo modo per noi è, possiamo dire, la vera essenza del carp fishing.
si sta facendo sera, Andrews sta riposizionando le esche e confidiamo che sul cambio termico, lo scambio termico fra giorno e notte, qualche carpa cada sui nostri inneschi. Le condizioni sono difficili, il tempo non aiuta, non è dalla nostra parte, condizioni climatiche particolari che unite a quella che è la diffidenza delle carpe in questo lago, che tutti voi conoscete, rende tutto molto più difficile, però sappiamo che stiamo facendo le cose nel modo giusto e che è solo questione di tempo. Non potevamo chiedere di più per una sessione di poche ore qui sul lago del Recentino. Grazie Andrews della partecipazione. E noi così vi salutiamo e finisce questa prima puntata del nostro Noi Siamo Solo Pescatori Tour. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.